Stiamo attraversando una fase prolungata che fortemente ci fa sentire in difficoltà. Siamo bloccati in casa, molti non stanno proprio lavorando e altri stanno lavorando in smart working con enormi difficoltà. Siamo sollecitati fortemente nella nostra vulnerabilità. Abbiamo timore per la nostra salute, abbiamo paura per la salute dei nostri cari. È una situazione di cui non riusciamo a vedere la fine. Questo può indurre fortemente delle emozioni e dei pensieri, per cui ci sentiamo vittime della situazione, vittime di un'ingiustizia. E questo nostro sentirci vittime, cioè anche privi di potere, poi ha delle conseguenze. Queste conseguenze si manifestano con tanti piccoli comportamenti. Vi faccio un esempio: magari sto al telefono con una mia amica e ci stiamo raccontando come stanno andando le cose. Mi rendo conto che il mio modo di raccontarle quello che è la mia giornata è diventato abbastanza lamentoso, per cui mi sto lamentando dell'essere bloccata, mi sto lamentando della fila al supermercato, mi lamento di mio marito perché vorrei mi aiutasse di più nelle faccende, e invece lui non lo fa. Insomma, mi sto lamentando. Questo è un indizio rispetto a uno specifico tipo di pensiero, un tipo di pensiero che ha a che fare con il mio sentirmi vittima di una della situazione. Ora, di per sé, sentirsi vittima capita. A volte dura un pochino, a volte invece il pensiero dura abbastanza nel tempo. Questo ha dei vantaggi. Qual è il vantaggio del sentirmi vittima? Beh, innanzitutto mi posso lamentare. E il lamentarmi mi offre da un lato la possibilità di sfogarmi e di solito qualcuno che ci ascolta quando noi ci lamentiamo lo troviamo, qualcuno che è d'accordo con noi, che insomma cerca di consolarci. Questo per un po' ci fa stare meglio. Poi c'è un altro aspetto, quando io mi lamento, di fatto me la sto anche prendendo con qualcun altro, no? Non è che mi lamento solo di me, no, mi lamento del marito, mi lamento del governo, mi lamento della fila, quindi c'è sempre qualcun altro con cui prendersela e anche questo può essere confortante per un pochettino. Poi c'è un altro aspetto ancora, chiaramente se io mi sto lamentando vuol dire che mi sono già autoassolta che la responsabilità di quello di cui sto raccontando non è certo la mia. E anche questo ha dei vantaggi a livello psicologico. Però qual è la questione? La questione è che avere questo atteggiamento ha anche degli svantaggi e gli svantaggi nel medio-lungo termine sono un po' fastidiosi. Perché? Perché nel mio sentirmi vittima, io sto di fatto tralasciando di considerare quelle che sono invece le mie risorse personali, cognitive, emotive, di comportamento, relazionali, che io invece potrei attivare per affrontare la situazione e magari renderla un po' migliore. Per me prima di tutto e poi magari anche per chi mi sta attorno. Allora, di per sé, questo tipo di pensiero è limitante. Ci sono i momenti, va bene che ci siano, se durano poco, perché poi invece diventa importante farci attenzione. E allora, se me ne accorgo, che posso fare? Beh, allora, tornando al nostro esempio, io sto al telefono con la mia amica e comincio questa lunga sequela di lamentele. Beh, una cosa che intanto bisogna che mi riconosca è: oh cavolo, mi sono accorta che mi sto lamentando. Brava, perché non è scontato accorgersene, ci vuole attenzione, ci vuole consapevolezza. L'altro aspetto poi diventa: vabbè, me ne sono accorta, che faccio? Ecco, questa è già una buona domanda.
Il che faccio apre la possibilità di prendere una decisione. Posso continuare a lamentarmi, lo faccio, però a quel punto un po' di divertimento, no? Un po' di quel piacere se n'è andato perché lo so, mi sto lamentando. L'altra possibilità è parlarne, dico, oh cavolo, ma Silvia, ma t'accorgi che lamentela, che sequela di lamenti, sembro Geremia e magari ci facciamo una risata sopra. Oppure semplicemente smetto e decido che magari va bene ascoltare e faccio una domanda. Insomma, questo nell'immediato è una piccola strategia. Poi però c'è un'altra questione che è lo stile di pensiero. Perché, come vi dicevo, questo modo di pensare può durare un pochettino, i 2 minuti della telefonata, poi però torno, vado, mi attivo, faccio. E quindi torno in qualche modo a considerare, a usare pienamente quelle che sono le mie risorse, oppure no. Oppure questa mia modalità è proprio una modalità di pensiero, un'abitudine di pensiero. E allora è quello che Stephen Covey nel libro I 7 pilastri del successo definisce come il pensiero reattivo, che si contrappone al pensiero proattivo. Ecco, mi sembra importante riflettere e monitorarsi rispetto a qual è l'abitudine di pensiero che usiamo appunto con più frequenza. È una modalità reattiva? Da che lo capisco se ho un'abitudine al pensiero reattivo? Beh, questa del pensarsi come privo di potere, di pensarsi quindi impotente, di pensare, vabbè, ma io che ci posso fare? Lasciare che siano gli altri a decidere, di pensare che in effetti sia il dovere degli altri intervenire in quella che è la mia situazione. Il pensarmi vittima, il considerare che tanto non c'è niente da fare, l'arrendersi o l'accusare l'altro o la lamentela, insomma, gli esempi ve ne ho fatti parecchi. Ecco, questa modalità di pensiero è una modalità reattiva in cui noi ci limitiamo a rispondere agli eventi e nel farlo però ci convinciamo, siamo davvero convinti di non avere potere, che non c'è niente che noi possiamo fare. Ecco, questo comporta una svalutazione enorme di quelle che invece sono le nostre possibilità di pensiero, di emozione, di comportamento, di relazione. Cos'è invece la proattività? Ecco, la proattività è un modo di pensare per cui noi accettiamo di avere delle risorse disponibili, di vario tipo, cognitive, emotive, relazionali, e accettiamo di usarle per cercare di migliorare la nostra situazione. Vuol dire muoversi per cambiare quello che effettivamente può essere cambiato da noi, pur accettando il fatto che ci sono situazioni che invece non possiamo cambiare. Ecco, Covey parla di proattività in questo senso e suggerisce di guardare dove noi concentriamo la nostra attenzione e il nostro tempo, definendo 2 aree, quelle che lui chiama la sfera di influenza e la sfera di coinvolgimento. Bene, nella sfera di influenza ci sono quelle situazioni che effettivamente dipendono da noi. Mettiamoci il nostro umore, la nostra decisione di fare sport anche se chiusi in casa, di dedicarci a degli hobby, quanto leggiamo, quanto studiamo, come ci comportiamo con le persone che ci stanno vicino. Questo è sotto il nostro controllo.
Nella sfera di coinvolgimento, invece, ci sono tutte quelle situazioni che di fatto non dipendono da noi. E allora la politica estera dell'Italia, Conte, il MES e tutti i problemi di cui si sta parlando al TG. Ma anche il mio vicino che non fa la differenziata, e allora arrivano le multe al condominio. Ecco, ci sono queste due aree. Allora, la questione diventa: quanto tempo io dedico del mio pensiero, della mia energia, quanto tempo e quanta energia dedico alla sfera di influenza e alla sfera di coinvolgimento? Questo diventa anche il vostro compito per casa. Ragioniamoci un attimo, perché? Perché tutto il tempo che io dedico a oggetti che sono all'interno della sfera di coinvolgimento, di fatto è tempo perso, è energia persa, perché è qualcosa che non dipende da me. Quindi l'unico modo che ho di pensarci è quello reattivo, quello da vittima. Più produttivo e più sano proprio per coltivare il nostro benessere è aumentare, accrescere la nostra sfera di influenza a partire dalla quantità di tempo e di energia che dedichiamo a quelle situazioni che in effetti ricadono direttamente, magari anche indirettamente, nel nostro campo diretto di influenza. Poi però ci sono quelle situazioni che hanno un'influenza su di noi, ma che non dipendono da noi. Ecco, in quel caso l'unico modo di affrontare la situazione torna ancora una volta alla nostra responsabilità e quindi occorre imparare a cambiare il proprio atteggiamento nei confronti di quelle situazioni che noi non possiamo cambiare. Quindi l'invito per casa è a riflettere quali sono le situazioni che attualmente vi impegnano, impegnano il vostro pensiero oltre che le vostre attività. In quale sfera ricadono? Quella di influenza o l'altra o quella di coinvolgimento? Bene, magari sceglietene una che ricade nella vostra sfera di influenza e concentratevici. Dedicate il vostro tempo e le vostre energie a qualcosa che in effetti dipende da voi. Alla prossima!